pelle e gatti, la tua analisi che ascoltiamo con grande attenzione. Beh, guarda, Antonello Valentini ha elencato le caratteristiche dei giocatori italiani e non ha messo la qualità, la classe e lo stile, dicendo appunto che è quello che anche ha rimproverato Spalletti. Non è che il primo critico ha detto dobbiamo, stiamo giocando sotto il nostro livello. Secondo me, Marco aspetta che stappi. Il livello dei giocatori è questo. Quando poi il livello di Marco o Barella non può essere quello del campionato per una logica ovvia stanchezza di fine stagione, hanno corso a grandi livelli tutta la stagione, è chiaro che poi diventa complicata la situazione. Io continuo a dire, non voglio parlare del vecchio, ai miei tempi, tutte quelle stupidate lì, a parte il fatto che quella del 98, ma il livello, caro Marco, aspettiamo la famosa stappata, ma è questa roba qua, cosa c'è? Sono dei buoni giocatori, speravamo che come è capitato a Napoli, dove c'erano grandi giocatori e l'organizzazione di gioco di Spalletti, qui l'organizzazione di gioco di Spalletti aiutasse la nazionale, purtroppo non per colpa sua. È una nazionale che, chiaro, portiamo a casa il... Ma se voi vi divertite con questa nazionale, è già un europeo poco divertente. In questo momento ha presentato un giocatore solo, Nico Williams. Poi io, se vado a vederle tutti, anche Musiala bene, eventualmente nella prima partita, nel secondo, la terza, è scomparso. Quindi... io aspettiamo, ha ragione Valentini, io mi ricordo, ma ti ricordi nel 90 Argentina-Camerun, mi sembra che vincesse il Camerun sull'Argentina a Milano, poi ha vinto il mondiale. Quindi il primo girone è vero, è un girone complicato, l'Italia deve migliorare del 30-40% sia sul piano dei singoli sia sul piano del gioco, perché sinceramente anche ieri ho letto i commenti in generale, quindi non è che mi sono sognato io, ho letto di Franco Ordine, va bene, bella, abbiamo pareggiato, ma la mediocrità, cioè questa è la situazione. Purtroppo, secondo me, il calcio italiano, lo scrivevo adesso per Milan News domani, rapporto qualità-prezzo non c'è, non esiste, non puoi andare a pagare giocatori allo stesso prezzo di Pulisic, giocatori che ne valgono la metà. E poi è inutile, teoricamente è giusto dire che serve la base italiana per le squadre, e non è giusto, è giustissimo, ma come fai? Cioè, dei giocatori italiani, va bene, il solito Barella, ma tutti gli altri, perché il Milan sia più forte di adesso, parlo di giocatore di movimento, chi vado a prendere? Sempre Barella, diciamo sempre solo Barella quando oltretutto è in forma, e gli altri... Dammene uno che io dico bene, il prossimo anno il Milan è più forte. No, e penso anche l'Inter e penso anche le altre squadre. Tanto è vero che la Juventus prende Douglas Luiz, prende Thuram e prenderà, secondo le mie informazioni, Kop Meiners. Non prende, con tutto il rispetto, qualche giocatore che mi ha visto nel centrocampo. E il centrocampo c'era Locatelli e gli preferisce degli altri. Questo è il mio parere. Allora, voglio sentire. Ecco, Valentini, ti stavi proiettando sulle parole di Pellegatti, quindi non faccio altro che darti la parola. No, sono d'accordo io con Carlo. Dobbiamo prendere atto però di una situazione del calcio italiano che consente al commissario tecnico della nazionale, qualunque, può venire anche San Gennaro ad allenare la nazionale, può scegliere oggi tra il 37% appena dei calciatori di Serie A. Allora, la federazione continua a investire giustamente sul Club Italia, abbiamo l'Under 20 vice campione del mondo, l'Under 19 campione d'Europa, l'Under 17 campione d'Europa, questi ragazzi nella migliore delle ipotesi vanno in panchina perché siamo in una situazione di assoluta mediocrità da questo punto di vista. Io faccio anche l'esempio delle punte.
si sono criticati e certamente non sono state prove entusiasmanti quelle di Scamacca, di Reteghi e di Raspadori, ma voi andate a leggervi le punte centrali delle prime 7-8 squadre del campionato di Serie A, non c'è un italiano. Ragazzi, non è che i giocatori si inventano. Spalletti deve avere anche un minimo di tempo, che non ha in questo frangente, per dare un suo gioco alla squadra. Però il problema è anche questo, ragazzi, bisogna avere un po' di coraggio di farli giocare questi ragazzi italiani, altrimenti non usciremo più. Antonello, togliamo ogni dubbio, Spalletti come l'ultimo Mancini è il meno colpevole. Mancini ha dovuto arrabattarsi con un Insigne in un momento un po' difficile, un Immobile in un momento difficile, ha lasciato la nazionale, ma sono sempre quelli che ha davanti Spalletti, quindi l'allenatore io non l'ho mai nominato come colpevole di questa situazione. Allora, voglio farti un esempio che cito sempre, non voglio criminalizzare nessuno, sia chiaro, ma cito sempre l'esempio del Lecce. Il Lecce, seguendo le regole, senza violare alcun regolamento, l'anno scorso ha vinto il campionato primavera, cioè il campionato dei giovani diciottenni, diciannovenni, al quale partecipano le squadre di Serie A, campionato primavera 1, ha vinto il Lecce italiani, schierando giocatori stranieri per il 95% del minutaggio. Non sono nessuno di questi selezionabili per le maglie azzurre. Di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Direttore, qual è la convenienza del Lecce? Occhi, altrimenti raccontiamo un sacco di favole. Direttore, qual è la convenienza del Lecce nel andare ad attuare questo tipo di progetto? Perché il Lecce... Ma no, ma guarda, io ho fatto... Per cercare giocatori italiani gli costano tre volte che un giocatore preso in Montenegro... Esatto. Oppure è quello lì il problema. Quando non ci vuole coraggio a far giocare gli italiani, ci vogliono i soldi. Cambiasso l'anno scorso legittimamente, perché io non, uno può chiedere il prezzo che voleva, mi sembra che sul mercato avesse più costasse di più che Pulisic, 25 milioni. Con Pulisic, cioè, con tutto il rispetto, c'è un po' di differenza. Quindi giustamente Sacchi ha ragione. Arrigo Sacchi dice no, la base deve essere italiana. È vero, perché è meglio la base italiana. Ma come fai? Cosa se ti ricordi giocatori come Parisi, come altri giocatori, 13, 15, e non puoi, e costano troppo, tutto lì. Allora, vi voglio far vedere Spalletti ieri sera, che alla domanda del nostro collega Dario Ricci di Radio 24 si inerpica e non poco. Noi l'abbiamo messa sui nostri profili social, quelli di TV Play. Ricci gli chiede: ma la sostanza qual è, Spalletti? Lei